un territorio attribuito all'autorità nazionale palestinese e a meno che qui in quest'Aula erroneamente non si voglia ascrivere l'intera autorità nazionale palestinese a un'attività terroristica, mi pare che siamo proprio fuori zona, fuori tema e che siamo anche fuori da qualsiasi buon senso e ragionevolezza rispetto al caso del conflitto israelo-palestinese. Io penso che dovremmo fare anzi molto di più che addestrare le truppe dell'autorità nazionale palestinese, le forze di sicurezza dell'autorità nazionale palestinese, dovremmo ricominciare a ragionare del conflitto fra Israele e Palestina perché è uno dei nodi cruciali attraverso i quali si può costruire un processo di pace in quell'area che non si costruisce certo con lo slogan e non si costruisce consegnando un intero popolo, ascrivendo un intero popolo a pratiche che non sono proprie. Grazie, non ho altri iscritti a parlare. Parere contrario di tutti, compresa la Commissione bilancio, ad eccezione dell'onorevole Pini. 2.12, la votazione è aperta. Arlotti. Altri che non riescono a votare? Pilozzi. Ci siamo? Onore di vita. Ci siamo? Non vedo mani alzate, la votazione è chiusa. Presenti 376, votanti 374, astenuti 2, maggioranza 188, favorevoli 26, contrari 348, la Camera respinge. 2.13 Palazzotto, se nessuno chiede di intervenire, parere contrario. Onore Pini. Seguito. Sempre colgo l'occasione per chiedere sempre per interposta persona di rispondere al collega Pires dicendo che sono stato in quelle zone e quindi proprio per quel motivo ho potuto toccare con mano il rischio di quello che ho definito in maniera penso abbastanza elegante osmosi fra due gruppi che sulla carta sono molto diversi ma in realtà hanno alcune finalità comuni. Detto ciò, intervengo sul 2.13, ma conseguentemente anche sul 2.14, 3.1 e 3.2 per modificare il mio parere da rimettermi all'Aula a parere contrario. Scusa, il 2.